Sabato 25 giugno si è svolto al terzo piano delle Torri d'Europa il quinto casting di Miss e Mister Topolini. A quest'ultimo casting eravamo in tantissimi, fra ragazzi, ragazze, amici, parenti e curiosi. Abbiamo raggiunto quota 100 iscritti. Vediamo cosa ha combinato questa volta Mister Rocco. Spazio alle interviste più pazze e divertenti. Miss Topolini, quinto casting. Godetevi la prima parte. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. Quinto casting qui a Miss Topolini, io sono Mister Rocco e anche oggi vi conduco all'interno di quello che è l'appuntamento di bellezza principe dell'estate triestina. Come vedete ormai la nostra zona casting pullula di ragazzi che sono in attesa di iscriversi, molti lo hanno già fatto e sono in attesa di essere intervistati e di farsi conoscere da voi amici da casa che siete sempre più numerosi e di questo non possiamo che dirvi assolutamente grazie. Quindi tra poco entriamo anche in questa giornata nel cuore di Miss Topolini andando a conoscere le nostre piccole ma grandi aspiranti al più ambito titolo di Reginetta d'Estate. Fan di Miss Topolini, vi presento subito questa bellissima aspirante, l'aspirante numero 47. Nome e cognome? Martina Dell'Erba. Allora, Martina, dovete sapere, voi sicuramente non lo sapete, ma ve lo dico io, ha una mano completamente gelata, quindi segno di fortissima emozione, mi sta praticamente gelando un rene, quindi allora Martina, quanti anni hai? 16. Allora, sei molto giovane, sei molto carina, come mai l'idea di venire a trovarci qui a Miss Topolini e di partecipare? Ma lo seguivo già da piccola e per divertirmi, per fare qualcosa di diverso nell'estate ho detto proviamo. Oh, brava, bravissima, quindi hai le idee chiare. Senti, ti è stato assegnato il numero 47? Sì. È un numero che ti è così simpatico, un numero che magari ti porta fortuna o hai un tuo portafortuna già? No, un numero che mi porta fortuna che è l'1. Il numero 1? Il numero 1. Che è quello che tra l'altro serve per vincere Miss Topolini? Sì. Ok, hai qualche arma segreta per questo concorso? Come ti definisci? Una ragazza determinata, dolce, simpatica? Sì, determinata, nessuna arma segreta, vediamo come va e basta. Bene, senti, l'ultima domandina, sogno nel cassetto, sei così giovane, mi piace chiederlo a tutte. Non ho un sogno nel cassetto, perché per ora sto bene così, però insomma essere felice e basta. Oh, che vuoi di più dalla vita? Ma niente. Un lucano, dai. Va bene, allora quella è la telecamera, anche per te l'opportunità di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Allora saluto i miei genitori, i miei amici, soprattutto quelli che mi hanno accompagnato e il mio ragazzo. In bocca al lupo. Crepi. Amici, vi presento subito un'altra aspirante Miss, la numero 56. Nome e cognome? Beatrice Esposito. Oh, Beatrice Esposito. Esposito è un nome, mi ricordo, un po' di campano. Può essere? Sì, Napoli. Napoli, bene, allora, tu di dove sei? Di Trieste, ma ho nonni napoletani. Ho capito, Trieste. Bene, allora, senti, parlaci un po' di te. Quanti anni hai? Cosa fai? Che ragazza sei nella vita? Allora, ho 15 anni, frequento il liceo Oberdan, scientifico. E, diciamo, sono molto sportiva e molto allegra, quindi esco, mi diverto, però mi piace anche stare a casa e non far niente. Oh, bene, 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 bene. Senti, come mai però l'idea di partecipare a Miss Topolini, un concorso così importante? Tu sai che ti toccherà stare di fronte a un pubblico di migliaia e migliaia di persone. Come la vivi? Beh, ho fatto un po' per curiosità personale, perché volevo per sperimentare, ma anche perché mi hanno convinto gli altri a provare, insomma, tentare non nuoce, quindi... Brava, giusto, giusto. Tanto una ragazza così giovane, 15 anni, che si mette già in gioco, cosa ti piacerebbe fare nella vita? La doppiatrice. La doppiatrice? Wow, come mai? Perché ho sempre ammirato queste voci che cambiavano nei programmi, allora ho voluto... È vero, è vero, è vero. Mi risulta tra l'altro che è molto, molto difficile, vero? Sì, penso sia molto impegnativo. Vabbè, però sai che nella vita bisogna impegnarsi, giustamente, però nulla è impossibile. No.
No, infatti voglio provare. Quindi. Così come proviamo Miss Topolini, non si sa mai. Allora, quella è la telecamera, per te l'opportunità di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Allora, saluto mia mamma che mi ha accompagnato, i miei amici e mio papà che è in luna di miele. In bocca al lupo. Grazie. Shy, play with me, my dirty boy. Can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. Proseguiamo la nostra rassegna di bellezza anche nella bellezza al maschile. Lo so che di solito siete abituati a vedere la mia socia Nicole Busaferro, ma oggi con molto piacere intervisto io gli aspiranti mister. Vi presento subito l'aspirante numero 29. Nome? Manuel Baba. Oh, Manuel Baba, che bel simpatico, eh. È simpatico Manuel Baba. Bene, Manuel, quanti anni hai? 18. Sei molto giovane, cosa fai nella vita? Studio all'Istituto Tecnico Max Fabiani. Basta, cioè. Studi per modo di dire, o studi davvero? No, per modo di dire. Perché la faccia di uno simpatico. Tra l'altro tu sei venuto con a seguito tantissimi amici che ti sostengono. Speriamo. Senti, però al di là di questo, come mai l'idea di iscriverti a Mister Topolini? No, cosa ti aspetti? Principalmente mi sono iscritto per il costume, per il mese gratuito di palestra. Poi se c'è un futuro ancora meglio. Boh, comunque speriamo bene, dai. Quindi ti sei iscritto per mostrare le tue doti fisiche, mi pare di capire. No, tutt'altro direi, però boh, così per divertimento, per passare un modo diverso l'estate. Bene, bene, senti, io sono proprio curioso di sapere un ragazzo di 18 anni cosa sogna, cioè di diventare o di fare. Dio, se si spera di arrivare, di finire la scuola, essere un geometra e poi si vede, sei felice più che altro. Bravo, bello, hai detto una cosa bellissima, bravo. In bocca al lupo, ben arrivato a Mister Topolini. Anche per te adesso, Manuel, la possibilità di salutare e dire quello che vuoi. Ma saluto i miei amici, saluto a casa e... bocca al lupo. Grazie mille, crepi. Seguiamo amiche sostenitrici di Mister Topolini, questo quinto casting. Vi presento l'aspirante mister numero 30. Numero 30, nome? Alessandro Bilancia. Alessandro, ragazzo biondo con l'occhio verde, uno che secondo me qui a Mister Topolini la dirà lunga. Sei fidanzato? No. Oh, quindi capiti proprio a pennello. Sai che se starai in mezzo a 130-140 ragazze? Buono a sapersi. L'idea ti dispiace o ti fa piacere? No, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. Senti, allora, parlaci un po' di te, raccontati per gli amici che magari ti vedono per la prima volta, che magari ti faranno per te. Studio nell'Istituto Tecnico Max Fabiani, sono al quarto anno. Com'è andata? Bene, promosso senza debiti. Promosso senza debiti, bene, bene. Senti, finita la scuola invece, che obiettivi hai, che idee hai? Vorrei diventare un ingegnere civile, diciamo. Dovresti. Magari diventi. Sarà dura, però può darsi. Ma non impossibile. Non impossibile, infatti. Esatto, quindi va bene. Ben arrivato a Mister Topolini, anche per te la possibilità di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Allora, saluto la mia famiglia e grazie a loro che sono qua. Saluto i miei amici e un saluto generale a tutti. E in bocca al lupo. Bene, adesso come ogni sabato seguitemi perché in anteprima vi faccio vedere, vi faccio conoscere le nostre aspiranti che non sono in attesa di prendere un etto di prosciutto al supermercato, ma sono in attesa di essere truccate e pettinate dai nostri professionisti che daranno a loro un'ulteriore arma di
bellezza e di seduzione per meglio farsi conoscere da voi. Io già che ci sono, sciogliamo il ghiaccio, vi faccio subito conoscere qualche aspirante Miss. Numero 55. Come ti chiami? Vanessa Minante. Oh, Vanessa, cosa stai facendo qua? Beh, mi sono iscritta. L'altra volta mi ha accompagnato il mio ragazzo, per cui come fa lui faccio anch'io, no? Giusto, ha ragione. Tra l'altro sei elegantissima con questo blu Superman, come gli ho detto, davvero molto elegante. Andiamo anche a conoscere le altre ragazze. Allora, solo il nome, nome? Beatrice Esposito. Ignat Claudia. Oh, va bene. Siete un po' emozionate? Un po' sì. Un po' così o un po' così? A metà. Un po' a metà. Va bene. Intanto, voi, non so se il nostro camera aveva fatto già vedere come funziona il backstage in Miss Topolini. Sono le ragazze che si iscrivono, gli viene assegnato un numero, dopodiché praticamente accedono a delle fasi, ovvero il trucco, il parrucco, e c'è la prova dove viene misurata l'altezza, la prova dove viene assegnato il costume, e poi mano a mano fino ad arrivare a quella che è probabilmente la cosa più temuta, cioè l'intervista televisiva. Quindi rimanete con noi perché questo quinto casting è davvero spettacolare. Vi presento un'altra aspirante, Miss, esattamente la numero 55. 55, quindi due volte 5, nome? Vanessa Minante. Ok, Vanessa. Allora, Vanessa, tra l'altro, con questo vestitino blu che dà un'energia. Blu Superman. Blu Superman, l'abbiamo soprannominato, esattamente. Esatto. Beh, ti sta molto bene, ti dona. Allora, Vanessa, ben arrivata a Miss Topolini. Vorrei che ti raccontassi cose molto semplici, insomma, quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita. Allora, ho 19 anni, faccio il Carducci, liceo magistrale, e vediamo, ho scelto di fare Miss Topolini per far vedere che non solo le ragazze che hanno un fisico bellissimo come modelle da Grissino può fare Miss Topolini. Cioè... Wow, quindi hai lanciato un messaggio positivo. Sì. Ho capito, quindi di non fermarsi solo di fronte all'apparenza, ma di guardare anche la sostanza. Sì, perché secondo me sono belle anche le ragazze che hanno una taglia 44, cosa dite? Io direi di sì, io direi che anche gli amici direi che ti danno ragione. Bene, sì. Sono tutti d'accordissimo, bene, bene. Allora, poi sai, l'importante è sentirsi bene, no? Nel proprio corpo, la serenità. Sì, 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 è vero. È vero, va bene, allora senti, un sogno nel cassetto. Allora, io vorrei fare un bellissimo viaggio con il mio fidanzato, andare a Santo Domingo in Colombia. Ah, bellissimo. Ho capito, va bene, una cosa, insomma, direi fattibile. Sì, 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 fattibilissimo. Benissimo, allora, intanto ben arrivata anche a Miss Topolini, in bocca al lupo, bravo per il messaggio che hai mandato. Quella è la telecamera, mia cara Vanessa, adesso ho la possibilità di salutare e dire tutto ciò che vuoi. Ok, allora saluto la mia famiglia, i miei amici e Alberto Toledo, il mio fidanzato. Che carina.